premessa. Amurant è lei. Spero di trovare una foto che si può mettere su YouTube. Hola ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video su Akinator. Ragazzi, è passato un anno preciso da quando portavo Akinator qui sul canale. Tempo fa con gli SCP, se ricordo molto bene. Oggi ragazzi, sotto vostro consiglio, proveremo a cercare alcuni streamer che seguo su Akinator, ovvero il genio del web. Detto questo ciurma, mentre iniziamo la partita, vi ricordo di lasciare subito un mega mi piace, cercando di superare i 10.412 like se volete altri video su Akinator. E soprattutto qua sotto nei commenti scrivetemi qualche personaggio da cercare in un prossimo video, dove appunto andrò a cercare i vostri di personaggi. Può essere uno streamer, può essere uno youtuber, può essere un personaggio televisivo, un attore, quello che volete voi. Quindi sbizzarritevi qua sotto nei commenti. Soprattutto lasciate ancora un mega mi piace. Ragazzi, selezioniamo subito il tema personaggio. Ok, io farei una cosa ciurma: iniziare subito da Power, perché comunque lo conosciamo tutti. E indosso i siti femminili? Sì. No, scherzo, no, no. Ok, quindi come funziona ragazzi Akinator per chi non lo conoscesse? Semplicemente ci fa delle domande molto generali e pian piano andrà sempre di più nello specifico e troverà appunto la persona che stiamo pensando. Il tuo personaggio è italiano? Sì. Allora, io non conosco tantissimo i, diciamo, i dettagli di Power, eccetera. So come si chiama, so cosa fa, eccetera eccetera, però non so casomai tantissimi altri dettagli, quindi sarà abbastanza divertente. Il tuo personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? Sì e no, perché c'è anche canale YouTube, ma principalmente su Twitch. E tutto ragazzi, vi ricordo, questa sera non mancate in live su Twitch, sempre alle 20, mi raccomando, link in descrizione. Facciamo ragazzi, probabilmente. Il tuo personaggio ha a che fare con il mondo dei videogiochi? Sì, naturalmente. È famoso grazie a Minecraft? No, ma grazie ad altri giochi. Il tuo personaggio ha pubblicato video con la propria ragazza? Sinceramente non saprei, quindi non lo so. Fa parte dei 17? No. Ha a che fare con Fortnite? Già ragazzi, ci siamo. Sì. Ha i capelli colorati? E ora il dilemma: beccherà Power o Cinci? Mangi vermi? No. È minorenne? No. Ha a che fare con i mates? No. È grasso? No. Il tuo personaggio ha mai avuto i capelli di rosa? Oddio, che io sappia, no. Che abbia mai visto. Quindi no. Ma ci sono di mammina cara? No, non penso. È coinvolto in una... Cioè, rendete conto che... Ma che domande sono, Akinator? Tu laggiù? Ma che domande mi fai? Cioè, non lo so, ragazzi. Ragazzi, sta pensando? Sta pensando? E si è ritirato nel mondo del calcio? No. Tra vari personaggi? No. Ragazzi, 19 domande. Cazzo, me provate anche voi a cercare, in questo caso, Power. Ed in quante domande riuscite a indovinarlo? Hai i capelli blu? No. Gira video su FIFA? No. Ha a che fare con Clash Royale? No. Allora, a volte nei suoi video, a volte hai i capelli colorati? Sì. Lavora con te? No. Il tuo personaggio fa streaming su Twitch.tv? Sì. È conosciuto in tutta Italia? Probabilmente sì, quindi sì. Ragazzi, spam! L'abbiamo trovato. Ecco qua, Powerone. Quindi ragazzi, come vedete è molto divertente come giochino e possiamo indovinare qualsiasi tipo di persona. Yes, quindi hai indovinato. Se hai indovinato ragazzi, 40.000 volt. Ma adesso ciurma, facciamo di nuovo un altro test che facciamo sempre su Akinator. Proviamo un attimo a ritrovarci, cioè devo trovare me stesso. Quindi vediamo un pochettino, indosso vestiti femminili? No. E in Italia sì. Ero youtuber sì. A che fare di giochi sì. E famoso grazie a Minecraft sì. Il tuo personaggio si è fatto mai vedere in faccia sì. Ha a che fare con i mates no. Ha a che fare con FaviJ no. Ha i capelli biondi? No. Si fa chiamare imperatore? No. Fa parte di un gruppo? No. Giochi fa giochi horror? No. No. Niente horror. È nato sulla terra. Ma mi ha chiesto prima se sono nato in Italia. Non ho i capelli colorati? No. Porta gli occhiali? Yes. Sì. Ha capelli ricci? No. Ricordo i suoi genitori? No. Gira via su FIFA? No. È del Molise? No. Attenzione ragazzi, domanda numero 26. Ha a che fare con i pirati? Sì. È nato a Parma? No. È fidanzato con Pina? No. È quasi pelato? No. Non ho mai visto che fa parte di un duo? Assolutamente no. E sono il capitano? Sì. È nato a giugno? No. È un capitano? Sì. È minorenne? No. Dai. Dai.
usa la wipe. Sì, è molto femminile. No, gioca alle Bedwars anche. Probabilmente facciamo spam. Eccoci qua, ragazzi. Emerald presentata da X. Yes, 7978 volte, anche se ci sono diverse versioni mie, da come ho appunto notato nel corso dei vari video su Akinator, con anche altre foto, quindi non so adesso quante volte può essere ripetuta una persona su Akinator. Vediamo, ragazzi, in quante domande riuscite a trovarmi. Fatemi sempre sapere, ragazzi, qua sotto con un commento. Ma adesso andiamo ancora avanti. Adesso, ragazzi, cercheremo Amurant. Allora, premessa: Amurant è lei. Spero di trovare una foto che si può mettere su YouTube. È una streamer straniera che segue ogni tanto. Chi non la seguirebbe? Eddie, tu la segui ad Amurant, vero? Di sì, Eddie. Visto? Quindi, vediamo. Non so quasi nulla di lei. So il nome. E poi basta. So che fa live su Twitch. So cosa fa nelle live. Fa ASMR. Just chatting, gioca, insomma, ok. È femmina? Assolutamente sì. È italiano? No. Ha un cellulare? Penso di sì. È un attore? Non credo. Vive in America? Se non sbaglio, sì, è del Texas lei, quindi sì. È un cantante? No. Ha una sorella? Non lo so. Non lo so, però probabilmente sì. Il tuo personaggio ha partecipato ad un omicidio? Che cosa mi significa questa domanda, Kinator? No. Ha tanti capelli? Beh, sì. Ha i capelli rosa a volte. Oddio, non ho mai visto i capelli rosa. Neanche so se si tinge i capelli. Forse usa le parrucche ogni tanto per i cosplay, visto che è anche una cosplayer. Quindi facciamo... probabilmente no. Ad un campionato del mondo? Non credo. È biondo? Sì, ha i capelli leggermente biondi. È famoso su Musical.ly? No. È adolescente? No, ormai no. Riesce a cambiare colore i capelli? Che cosa vuol dire? No. A figli no? Magari. Akinator. Magari. 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 È uno youtuber? Sì. Anche il canale YouTube, se non sbaglio. Però non so. Fa principalmente Twitch. A chi fanno dei videogiochi? Probabilmente, perché non è che gioca tanto. Vi infastidito spesso? No. Ha un canale YouTube sui videogiochi? No. Non mi sembra da Lili. Non so, no. Fenomeno dello sport? No. Ciao, bellissima. Ma non è lei, ragazzi. Quindi, no. Continuare? Sì. Questo qui è difficile, ragazzi. È un dia... cos'è un diamante? In che senso? No. Grazie a YouTube? Probabilmente no. YouTuber? No. Cosa vuol dire fu ucciso dalla CIA? Cosa mi... ah, oh. Lavora come modello? Probabilmente, ragazzi. Il tuo personaggio, in genere, è conosciuto con il nome e cognome? No. No, 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 no. Ha intervenuto in cui... potete supernaturale? Non penso, no. Stato in carcere? No. Fa streaming su Twitch.tv? Sì. Modella webcam? Oddio. Cosa, dove stiamo parlando adesso, Akinator? Probabilmente. Era domanda di prima. A più di 20 anni? Sì. Spam! Trovata, ma dov'è la foto? Dov'è la foto? Mi sa che forse non possono metterla. Casomai, ragazzi, Eddie per voi metterà una foto di Amurant. Ma cosa mi significa stata indovinata 66 volte? Così poco? No, 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 non può essere, non può essere. Bene, adesso, ragazzi, passiamo invece a qualcun altro, a qualche altro streamer, sempre su Twitch. Proviamo, ragazzi, a cercare un altro streamer che naturalmente seguo sempre io, sempre straniero, ovvero Dottor Disrespect. Vediamo un pochino, indossa vestiti femminili? Assolutamente no. Più maschio di lui non c'è nessuno. E di nazionalità italiana? No. Il tuo personaggio combatte? Più o meno, cioè, nel senso... no, dello sport? No. Oddio, degli sport? Forse ho fatto qualcosa? Sì. Facciamo sì, ma degli sport. Comunque, gioca ancora a calcio? No, ecco, infatti. Cittadini degli Stati Uniti? Sì. No. Chicago Bulls? Grazie, grande fratello, assolutamente. È reale? Assolutamente reale, per fortuna. Giocatore di basket? No, anche se, ragazzi, è altissimo. Ovviamente Eddie vi aveva messo il suo pian piano alcune foto per farvi capire. Alle Olimpiadi? No. In uno sport in cui si usa la palla? No. Lui è bravissimo negli sport. Ha vinto degli sport, però negli anni 90, se non sbaglio. È un attore? No. Ha a che fare con i motori? No. È uno sportivo? Diciamo di sì. Cioè, dipende di come viene visto sport qua su Akinator. Cioè, gli sport. Quindi facciamo tanto no, dai. È un cantante? No. Ha più di 35 anni? Oddio, questo qui non lo so. Ragazzi, sono andato a cercare l'età. È alto 2,03 metri. 2,03 metri. Praticamente la metà della mia. Quindi, sì. È ancora presidente? What the fuck, no. Vieni in epoca attuale? Certo. Attualmente lavora in televisione? No. Alla pelle scura? No. Capo di società importante? No. Sta pensando. Quando carica sta pensando. È morto? No. Che fai con la musica? No. Tua persona gioca a carte? No. Ragazzi,
È veramente difficile comunque cercarlo. È uno youtuber anche. Però è più streamer, ha il canale YouTube. Ma calcoliamo che è anche uno youtuber, dai. Ha a che fare il mondo di... Anzi, facciamo una cosa. Torniamo indietro, facciamo un no. Non c'entra nulla con il wrestling. Ha i capelli, sì. Ha a che fare con il mondo del cinema, no. Vedete nello sport individuale? Diciamo di sì, che sono gli sport. Si è visto su un palco, no. Gioca in uno sport, no. No. Vede il tuo personaggio quando lui è al lavoro? Sì. È stato campione nel mondo? Sì. Per appunto... tanto tempo fa, raga, sta pensando. 37 domande. È difficile. Ha corso per Alfa Romeo? No. È un genitore. Probabilmente. Non mi ricordo se c'è un figlio o meno. One eternity later. Ragazzi, dopo ben 58 domande, mi ha fatto una domanda. Ovvero, a che fare nei videogiochi? Perché trovava soltanto atleti. Quindi facciamo sì. Sullo... Sì, c'è sua moglie. L'ha fatto una volta, se non sbaglio. Dovrebbe esserci forse una clip, non lo so. Facciamo probabilmente. Da un trio, no. Sud in Italia, no. Ti ho detto che è in America. Facciamo no, non c'entra nulla YouTube, basta. Che fanno gli animali, no. Due personaggi, ho ucciso esseri umani. Cosa, no. Sale sulle scale. Che cosa vuol dire che sale sulle scale? Cioè, ha a che fare con gente che spara tutto. Sì, che fa parte del libro della giungla. Con quale nesso? Tu sei bruciato là sotto. Scemo! Il tuo personaggio è uno streamer? 80 domande, ragazzi. 80. Grazie! L'abbiamo trovato, ragazzi. L'abbiamo trovato. Sì. Allora, non può essere, ragazzi, 106 volte perché il dottore Disrespect è famosissimo. Fa una cosa come 30.000 spettatori in live. Più di tutti gli italiani messi insieme, praticamente. Ma io dico, chi è che ha cercato Suor Cristina? Bene, giurma, questo video su Echinetro finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Vi ricordo di scrivermi qua sotto nei commenti chi cercare in un prossimo video. Naturalmente fatemi sapere anche in quante domande siete riusciti a trovarmi, mi raccomando. Detto questo, c'è ancora un mega mi piace. Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti. E noi, ragazzi, ci becchiamo questa sera in live su Twitch. Mi raccomando, non mancate, link siamo in descrizione. Dal vostro capitano è tutto. Ciao a tutti.